the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started. Amici, bentrovati da Torino, siamo al Salone Internazionale del Libro e con il dottor Bullotta che ha coordinato, ecco, lo stand qui istituzionale della Regione Calabria. Commentiamo quanto da qui a poco andremo a vedere, dottor Bullotta, ma soprattutto apriamo con questi quattro grandi personaggi che caratterizzano quest'anno proprio l'edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino per la Calabria. È proprio così, grazie a voi. In effetti anche quest'anno la Regione Calabria, per volontà del Presidente Oliveri e dell'Assessore alla Cultura Corigliano, ha voluto mantenere la sua partecipazione a questa importantissima kermesse, la 31esima edizione del Salone Internazionale del Libro, un appuntamento cardine della cultura italiana. E come giustamente ben diceva, quest'anno il Presidente e l'Assessore hanno voluto dedicare la presenza al Salone del Libro della Calabria a questi quattro grandi pensatori della cultura calabrese, italiana e universale. Chi sono? Sono innanzitutto Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, Gioacchino da Fiore, Bernardino Telesio e Tommaso Campanella. Perché questa scelta da parte del Presidente e dell'Assessore? Perché il tema generale del Salone di quest'anno, il cui titolo è Un giorno tutto questo, puntini sospensivi, il tema generale del Salone, dicevo, è un tema aperto alle fragilità e alle incognite del nostro mondo, che aprono scenari negativi ma anche positivi se si studiano delle soluzioni per le grandi incertezze del nostro tempo. Mi viene in mente ovviamente che questi grandi personaggi hanno trattato temi cardine in momenti travagliati della storia occidentale, uno per tutti ovviamente Cassiodoro, di cui possiamo parlare, e quindi sono degli esempi della cultura universale che la Calabria offre al suo, diciamo, al suo pubblico e al pubblico generale che frequenta queste grandi manifestazioni. Beh, una rivalutazione della terra attraverso le persone, attraverso i suoi personaggi, un po', ecco, l'obiettivo, questo è il desiderio del Presidente e dell'Assessore, sicuramente un esempio da seguire anche in tanti altri settori, perché la Calabria ha tanto da raccontare, ma tanti personaggi che possono raccontare questo. Non c'è dubbio, è una terra da scoprire, una terra che è stata il centro del mondo molto tempo fa, 2000 anni fa, a lungo periferica oramai, eppure deve ritrovare la sua centralità proprio partendo dal suo retaggio, cioè dai grandi protagonisti del passato che spesso sono legati anche a luoghi mozzafiato. Mi piace citare Cassiodoro perché, allora, come dicevo, Cassiodoro ha vissuto in un
periodo del tutto travagliato, cioè del passaggio tra il mondo romano e il mondo gotico, quindi il mondo, diciamo così, barbarico che si stava strutturando. E è stato un grande precursore, perché ha saputo governare quel processo di passaggio drammatico costruendo qualcosa di nuovo. Cosa ha costruito? Ha costruito, oltre ovviamente a un'attività politica e culturale molto ampia, ha costruito in Calabria un modello di formazione culturale, il vivarium, cioè lì dove è stato possibile riconoscere forse uno dei primi nuclei delle tra virgolette università ante litteram, diciamo così, nel mondo occidentale. Quindi in un momento in cui nasceva il monachesimo, già in Calabria, in un luogo oggi incredibilmente bello, di cui restano vestigi del passato molto affascinanti, lì c'era un cuore pulsante della cultura europea che poi è diventato, diciamo, si è propagata ed è diventato un modello da seguire nei secoli successivi. Bene, e questo modello noi da qui a poco lo esporteremo attraverso uno dei tanti incontri. Lei in questi giorni sta chiaramente assistendo a tanti incontri, tutti belli, tutti di spessore, tutti importanti, tutti che parlano della vera Calabria, quella positiva, la Calabria fatta dalla gente per bene, dei professionisti. Ma questo incontro in particolare è un incontro che ci vedrà spaziare nei luoghi Cassiodorei e nell'ultima opera editoriale in ordine di tempo dell'associazione Cassiodoro, presente oggi con il suo papà, Don Antonio Tarsia, ma presenza importante anche quella del cardinale Sua Eminenza Edoardo Menichelli e del prorettore della Sapienza di Roma, il professor Luciano Vassapollo. Beh, anche questo un momento di alta comunicazione, un momento di riscatto sociale e culturale per la Calabria. Non c'è dubbio, noi siamo veramente onorati di ospitare questa presentazione prestigiosa con ospiti Don Antonio Tarsia, il professore Vassapollo e addirittura Sua Eccellenza, Sua Eminenza, il cardinale Menichelli. E chiaramente noi abbiamo deciso di incardinare questa presenza al Salone su questi personaggi perché su questi personaggi c'è una produzione editoriale negli ultimi anni, non è solo una velleità antiquaria, cioè di ricordare persone del passato, no, ci sono dei centri studi, degli istituti che sul territorio in Calabria si occupano di queste figure per offrire, come dire, un messaggio possibile, ecco, alle risposte di cui oggi abbiamo bisogno, perché quando un'opera o un personaggio entra nella dimensione della classicità, così come per questi grandi personaggi, significa che il loro messaggio è universale, un po' come quando ritorniamo a leggere l'Ilia dell'Odissea piuttosto che la Divina Commedia, sono i nostri giganti. E io ringrazio anche, mi permetto di ringraziare, l'Associazione Centro Culturale Cassiodoro, animato da Don Antonio Tarsia, che è una presenza culturale importante sul nostro territorio, oggi ci consente di avere ospite Sua Eminenza il Cardinale Menichelli. Per noi è una grande occasione di divulgazione, di apprendimento della nuova ricerca sul campo, diciamo così, degli studi su questo grande personaggio della nostra storia che è Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Bene, e noi ora regaliamo tutto ciò in sintesi ai nostri telespettatori attraverso i mezzi di comunicazione sociale e poi chiudiamo con le conclusioni dell'assessore alla cultura, il neoassessore della Regione Calabria, con cui, ecco, tireremo un po' le somme di questo Salone Internazionale del Libro di Torino 2018.
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, senatore. Era un personaggio che è nato in questa zona, in Calabria, un pezzo di Calabria antica. Su questi luoghi, in qualche modo benedetti da Dio, perché la Calabria, come sapete, il fatto che vive tra due mari, con i venti contrari e con una luce particolare del sole, ha dei frutti particolari. Se partiamo dal bivio, anzi dal quadrivio che porta al mare di Roccelletta, che però va verso Borgia, noi ci troviamo in un uliveto. Ci incontriamo subito con questa realtà del passato che ancora adesso incombe beneficamente sulla nostra cognizione, sul nostro senso della cultura di Calabria, di civiltà se vogliamo anche calabrese, ma universale, perché qui è nato un po'. È nato un po' l'Europa, è nato un po' tanta parte della storia italiana. Il primo monumento che noi vediamo in mezzo a questo uliveto della proprietà Mazza, era del barone Mazza questa proprietà, della famiglia Mazza, e c'è un monumento enorme, una basilica, si chiama infatti la Basilica di Santa Maria di Roccelletta. Ed è un rudere. Ci sono questi muri altissimi, queste specie di finestroni aperti nel tempo. A vederlo è suggestivo e misterioso insieme, viene quasi voglia di entrare in questi ruderi e pregare, o almeno studiare, eccoci, studiare le cose. Forse all'origine era anche un bagno pubblico, chissà, perché hanno trovato che ci sono anche delle condutture di piombo all'interno dei muri, quindi non si riesce a capire, però durante il Medioevo, durante l'Alto Medioevo, almeno questa qui era un luogo di preghiera, era diventata una chiesa cristiana. Prima però non sappiamo che cos'era ai tempi di Cassiodoro. Cassiodoro è nato qui. Il nostro Flavio Magno Aurelio Cassiodoro senatore è nato qui, in questa città, la Schillecion di allora. Città che era diventata grande per i suoi antenati, cioè il bisnonno, il nonno e il papà di Cassiodoro sono vissuti qui, erano i padroni di questo luogo, erano anche governatori ufficiali, erano i rector della regione Calabria e Lucania di allora. Cassiodoro è nato qui, in questo paesone che però era la cittadina più importante da Napoli in giù, nell'Italia del Sud. Ed era anche un centro amministrativo per Ravenna. Quando parla nelle sue lettere, nei suoi libri, perché ha scritto un sacco di libri, lui cita sempre questa Schillecion, questa sua patria, e la vede bellissima, che sta sulla collina, dice come un vigneto, l'uva è lì che prende il sole dal mattino alla sera, e il vino è anche molto buono, parla di un certo vino della zona in un modo splendido nelle sue lettere e ci informa di tutto, perché lui poi è un personaggio molto curioso, quindi fa lo storico ma fa anche il filosofo e parla di tutto quello che succede, di tutto quello che vede, e tutti i rapporti diventano con lui diventano poesia oltre che storia. Cassiodoro e i luoghi del suo agire. Benvenuti, grazie per questa presenza. Un caro saluto anche a chi ci ascolta da casa. Siamo qui dal Salone Internazionale di Torino, nello stand, nell'area riservata alla Regione Calabria, e da qui parte un messaggio sui grandi personaggi della Calabria, tra cui Cassiodoro. Siamo insieme a Sua Eminenza, il Cardinale Edoardo Menichelli, che ringrazio per questa presenza, la professor Luciano Vasapollo, prorettore dell'Università Sapienza di Roma, e al papà dell'Associazione Centro Culturale Cassiodoro, Don Antonio Tarsia, che grazie a questo pluriennale impegno oggi ha modo
di raccontarci da questo luogo istituzionale, questo luogo di cultura, questo luogo di riscatto sociale della nostra terra, uno degli uomini più importanti della Calabria. Ma se siamo qui è grazie all'attenzione ricevuta dalla Regione Calabria, e vorrei che a dare il benvenuto sicuramente molto più valido del mio fosse il coordinatore dell'assessorato alla cultura, il dottor Salvatore Bullotta, che prego ecco di raggiungermi per dare il suo saluto istituzionale e il benvenuto ai nostri ospiti. Grazie a tutti, benvenuti, siamo onorati di ospitare questa presentazione, innanzitutto Sua Eminenza il Cardinale Menichelli, il professore Vasapollo e Don Antonio Tarzia, che è animatore dell'Associazione Centro Culturale Cassiodoro, che è una presenza culturale molto importante sul nostro territorio. In effetti, come ben diceva l'amico Gareri, la Regione Calabria, il Presidente Oliveri e l'Assessore Corigliano alla Cultura hanno voluto dedicare questa partecipazione al 31esimo Salone Internazionale del Libro a questi quattro grandi pensatori della Calabria, che sono appunto Cassiodoro, Gioacchino da Fiore, Bernardino Telesio e Tommaso Campanella. Perché hanno voluto questo? Perché, come sapete, il tema generale del Salone del Libro quest'anno, un giorno tutto questo, ha posto cinque interrogativi. Questi cinque interrogativi riguardano la fragilità e l'incertezza del nostro mondo, del nostro tempo. Noi pensiamo che questi quattro grandi personaggi che sono entrati oramai nella dimensione della classicità ci possano aiutare a fornire delle possibili risposte a queste incognite per il presente e per il futuro. E sono personaggi che hanno attraversato fasi molto delicate della storia occidentale e hanno legato il loro impegno, a volte anche spirituale, a una ricerca nella cultura, nel mondo degli studi, fondamentale per la storia della cultura italiana ed europea. Cassiodoro penso che sia, diciamo così, uno dei grandi precursori del mondo degli studi in Europa, perché ha messo in piedi dopo tutta la sua attività politica straordinaria, in un momento di grande travaglio, che era il passaggio tra il mondo antico e, diciamo così, il mondo romano e il mondo dei Goti, ecco, a quel punto lui ha messo in piedi un centro studi, diciamo così, che può essere considerata quasi una università ante litteram, un momento di passaggio fondamentale della storia europea. Quindi per noi è molto importante, passatemi anche questo, presentare anche questo lavoro, ecco, del Centro Culturale Cassiodoro, perché è curato in qualche modo anche da Monsignor Antonio Cantisati, che è arcivescovo emerito di Catanzaro Squillace, quindi è un pastore di una delle nostre comunità a cui siamo molto legati. Do a tutti ovviamente ancora il benvenuto e vi ringrazio per questa partecipazione, vi auguro buon lavoro, grazie. Grazie a lei, dottor Bullotta, grazie alla Regione che ci ospita. E dicevamo, grazie a Don Antonio che ci aiuta ad esportare in diversi modi e luoghi questo grande personaggio. Potete vedere qui dinanzi a noi parte della grande collana editoriale dedicata a Cassiodoro. Salutiamo con affetto Sua Eccellenza Monsignor Cantisani, che certamente ci sta seguendo, che Don Antonio è diventato un po' una perla preziosa per la nostra associazione, perché sappiamo l'immenso lavoro di traduzione dei salmi che Sua Eccellenza sta facendo, e qui a Torino noi presentiamo, oltre al video di cui abbiamo estrapolato una sigla, presentiamo anche quest'ultima in ordine di tempo opera editoriale, Grazie a te Signore. Allora, Cassiodoro lo hai portato in diverse università, lo hai riportato in Calabria attraverso il premio, attraverso format televisivi nelle scuole. Arriva a Torino. È la seconda volta che viene a Torino Cassiodoro, perché Torino ormai si sta dichiarando la città del libro e Cassiodoro è l'uomo del libro. Il primo grande uomo del libro europeo è Cassiodoro. È lui che inventa i suoi conventi, lui fa due monasteri, il monastero sulla montagna e il monastero in riva al fiume, e il monastero in riva al fiume, oltre a essere un monastero, oltre a essere un ospedale, è anche uno scriptorium, cioè i suoi monaci, che erano centinaia allora, lui insegna a copiare i libri, soprattutto a copiare la Bibbia, a farne tante copie da mandare negli altri conventi d'Europa, ma a copiare anche proprio i libri della cultura, anche della cultura laica, anche della cultura pagana. E noi se abbiamo i grandi classici della Grecia e di Roma, lo dobbiamo a Cassiodoro,
perché lui ha fatto questa piccola invenzione di inventare una casa editrice, della gente che pensa e tutti i giorni, tutta la notte sta lì a fabbricare libri, a copiare libri, a copiarli e anche a miniarli. Poi quando distruggeranno i suoi conventi, questi monaci andranno nei conventi di Benedetto, Montecassino e altrove, fino a Bobbio e fino a Verona, e qui si portano dietro anche un patrimonio di quest'arte che hanno imparato da lui e il patrimonio anche librario che hanno costruito qui in questo monastero. Per cui se Torino c'è il Salone del Libro, non potevo farne a meno del libro. Noi infatti abbiamo già presentato qui 2 anni fa, quando allora c'era Assessore Caligiuri, che mi sembra di averlo visto in giro anche quest'oggi, abbiamo portato un altro libro dove parlavamo di Cassiodoro e quanto Cassiodoro, che è a Ravenna, allora era ministro, lui dice sul restauro. Vi ho fatto un libro sul restauro secondo Cassiodoro, che è di una modernità eccezionale. E quindi questa è la seconda volta in cui portiamo il quarto libro dei Salmi. Cassiodoro ha scritto 13 libri sui Salmi che noi abbiamo ridotto in 6 volumi, perché i volumi sono di 4 e di 500 pagine. E questi 6 libri, noi ne abbiamo già stampati 4, questo è il quarto, vedete, il quarto che lo presentiamo oggi qui. Il quinto è in stampa dalla Yaka Book e il sesto è già in costruzione avanzata dal nostro Cantisani. Cantisani, l'ex vescovo di Squillace, vescovo emerito di Squillace Catanzaro, che quando è andato in pensione mi ha detto: senti Don Antonio, io ammiro questa tua fondazione, cosa posso fare io per voi? E io gli ho detto: eccellenza, lei insegnava latino, perché non mi traduce qualche libro di Cassiodoro? Per esempio cominciamo a fare un libro sui Salmi. E allora lui ha fatto il primo libro, quello dell'Elle, cioè i Salmi della Gloria, però è un libretto piccolino, vedete, ha fatto i primi 20 Salmi. E poi quando è venuto me l'ha consegnato, mi ha detto: sa che sono pochi 20, io vorrei farne un po' di più, almeno arrivare a 100. Ho detto: ma arriva a 150, non so se ci arrivo. Allora io ho detto: guarda, io facciamo un patto con Cassiodoro, che finché tu lavori ai Salmi, tu vivi, per sta cui ha ripreso a lavorare, non si è mai ammalato e continua ancora a fare i Salmi. L'anno prossimo avremo anche il sesto, avrà finito per la prima volta, avremo il commento ai Salmi di Cassiodoro, dei 150 Salmi, 6 volumi in italiano. Prima non c'è mai stato fatto tutti i Salmi in italiano. Beh, poi ci inventeremo qualche altra cosa, visto che gli effetti sono questi, ci inventeremo qualche altra cosa. Don Antonio, vogliamo dare al gentilissimo pubblico che oggi è qua lieta questa giornata qui a Torino alcuni dati su quella che è l'attività di, direi, non solo divulgazione, ma di comunicazione, di trasferimento, ecco, del modello Cassiodoro, quindi progetto nelle scuole, ecco, quanti libri? Beh, noi questa associazione che io assieme a altri 7 calabresi dot, tutti un po' pazzi, c'era un monsignore, un notaio, un professore di università, un tecnico delle ferrovie, ecco, abbiamo fondato questa società culturale 12-13 anni fa, da 10 anni poi abbiamo fondato anche un premio Cassiodoro internazionale, che l'abbiamo dato prima a Papa Benedetto, poi a Papa Francesco, poi l'abbiamo dato a Fidel Castro e ad altri grandi della terra, professori delle varie università, eccetera. Professor Vassapollo, anche lui ha ricevuto il premio Cassiodoro, che è il più grande premio che noi diamo, questa un'enorme medaglia d'argento fatta a pezzi unici da Grilli, da Maestro Grilli, dove c'è Cassiodoro seduto in trono che ha sulle ginocchia il suo libro De Anima, un altro libro che noi abbiamo fatto latino a fronte per i licei, perché abbiamo portato il verbo di Cassiodoro. Il nostro impegno come associazione è quello di diffondere la cultura di Cassiodoro e l'amore che Cassiodoro aveva per la Calabria e per il libro, metterla agli altri, perché così si diffonde, la gente infatti adesso comincia un po' a parlare di Cassiodoro, prima in Calabria nessuno parlava di Cassiodoro. Noi abbiamo fatto questo impegno nei licei, per esempio circa 3.000 ragazzi di liceo hanno fatto un compito su Cassiodoro, noi abbiamo fatto le mostre all'interno dei licei, abbiamo fatto anche per i ragazzi delle medie la vita di Cassiodoro fumetti, abbiamo fatto le mostre anche del Cassiodoro fumetti nelle varie scuole, aiutate anche in questo, devo dire, dalla regione che ci dà sempre una mano quando possiamo, insomma facciamo assieme delle cose. E poi abbiamo portato anche nelle varie università, l'Università di Roma, per esempio sono stato io 2 volte, ma siamo stati anche all'Università di Pavia, all'Università di Catanzaro, all'Università di Cosenza, insomma nelle varie università a parlare di Cassiodoro. Abbiamo fatto vari simposi, abbiamo fatto anche un simposio a Squillace su Cassiodoro, aiutati anche dal Vescovo di Squillace.
perché vorremmo riportare almeno Cassiodoro, il mio intento e l'intento di noi dell'associazione è questo, di riportare almeno Cassiodoro nella coscienza dei cristiani per quello che era, cioè un uomo di grande spiritualità che era considerato nell'anno 1000 beato, addirittura alcuni lo chiamano San Cassiodoro, per esempio nella cappella palatina a Palermo, quella cappella tutta d'oro, zecchino, i mosaici, c'è un mosaico con Cassiodoro, un mosaico in oro, c'è scritto San Cassiodoro, per dire in quel tempo era così, era considerato santo. Poi la polvere del tempo è andata su e quindi c'è stato un po' di dimenticanza e noi cerchiamo di riportare questo qui, parlando nelle scuole, parlandone nelle università, parlandone nei centri dove la gente parla e poi facendo dei libri e dei filmati. Tutti i filmati che stiamo facendo vanno tutti su Telepadre Pio, che li trasmette sia per Sky che anche su Terrestre, in modo da arrivare anche ai calabresi che sono sparsi nel mondo. Abbiamo quest'occhio lontano per i nostri amici, i nostri parenti che sono emigrati in Australia, chi in America, in cose, che possono seguire Cassiodoro, questo loro concittadino doc. Bene, grazie, grazie Don Antonio. Ora, prima di dare la parola al nostro graditissimo ospite, il professor Vassapollo, col cardinale ci ha concesso e ci ha donato la grazia delle conclusioni di questo incontro. Ecco, noi stiamo vedendo delle immagini su quelle che sono anche le attività portate in Calabria su Cassiodoro. Professor Vassapollo, è bello, questo salone ci riscatta, almeno io torno con maggiore fiducia e speranza, perché vedere tanti giovani, vedere tanti ragazzi anche in altri stand, questa mattina l'abbiamo un po' visitato, sicuramente ci fa essere ottimisti, perché non è vero che siamo in un paese di bamboccioni, tutt'altro, ecco, i giovani sono interessati alla cultura e vedere chiaramente anche dei giovani qui in questo stand ci fa piacere, quindi vi ringraziamo in modo particolare. E so che questo per lei è argomento ghiotto, perché la sua università, la Sapienza, su questo sta facendo veramente tanto e in questa circostanza ci troviamo tra l'altro in piena sinergia anche con le parole del Presidente Oliverio e dell'Assessore proprio nella presentazione di questo libretto dedicato al Salone del Libro di Torino, dove si parla di valorizzazione dei luoghi, quindi in questo caso della Calabria, attraverso i suoi personaggi. Ecco quanto è importante che i nostri giovani ricevano quello che è il patrimonio culturale di questi immensi modelli di cultura. Innanzitutto vi ringrazio e ringrazio l'Associazione Cassiodoro per questa altra possibilità di stare qui con voi, parlare. Io sono onorato di aver ricevuto il vostro premio in una serata splendida a Squillace, in cui c'era anche Sua Eminenza il Cardinal Menichelli, e in cui abbiamo apprezzato, no, i valori di Cassiodoro, di quello che rimane e quello che ai giovani si può trasmettere. È chiaro che per mia missione culturale, mia missione professionale, sono sempre con i giovani e voglio confermare quello che lei molto gentilmente diceva, quando si dice questa è una generazione poco attiva, è una generazione che non si prende le responsabilità, che non si pone il problema del cambiamento e della trasformazione. Permettetemi, con un linguaggio un po' forte, di dire che sono baggianate. Questa è una generazione che sta soffrendo molto le condizioni materiali e spirituali che poi ricadono, dove per spiritualità, e Padre Tarsia lo sa e ne parlavamo anche con Sua Eminenza Menichelli, per me la spiritualità va cammina insieme alla religiosità, ma è un qualcosa in più, nel senso che al di là poi della religiosità che ognuno si porta dentro, spiritualità significa saper vivere anche le condizioni materiali che oggi dei giovani sono pessimi. Pensiamo alla precarietà del lavoro, pensiamo alla precarietà della vita, no? Che poi che portano avanti, eccetera, che spesso li porta anche ad una sorta di negazione di quella che può essere anche, no, un cammino alto, un cammino di dirsi parte di un processo di trasformazione serio, alto e importante. Con Padre Tarsia ho avuto l'onore di ospitarlo due volte alla Sapienza, mi pare che un mesetto fa, non oltre, in un incontro con i giovani ponevamo il problema, no, di come si può creare cultura anche con
i percorsi spirituali con i percorsi religiosi. Avete parlato anche di turismo culturale e religioso, e il video che noi oggi portiamo qui a Torino in qualche modo ci mostra questa Calabria inimitabile, straordinaria. Esatto. Io chiaramente sono spirito di parte, sono partigiano fino in fondo, sono calabrese, cerco di valorizzare la mia Calabria, ma quando parlavamo con Padre Tarsia di questi percorsi, cioè dico andate a Squillace, terra che non tutti poi sanno, no? La Calabria annovera i Pitagora, annovera i grandi come Cassiodoro, come Tommaso Campanella, cioè rileggere la Calabria attraverso questi percorsi significa riappropriarsi di cultura, riappropriarsi di territorio, riappropriarsi di spiritualità, dare un senso. Per esempio nell'incontro con i ragazzi di Scienze del Turismo della nostra facoltà di lettere si faceva vedere come si può fare turismo divertendosi, stando allegri insieme, ma acquisendo anche forme culturali e dando anche un significato profondo al proprio cammino. Io leggevo in questo libro, parte che sono... Mi fa piacere dire. Lei li ha letti appunto... quasi tutti i libri nostri. Sì, sì, ecco, no, su questo cosa le rimane? No, più perché impresso? Mi fa piacere, per esempio, leggevo, ne parlavamo ieri sera e stamattina anche con Sua Eminenza Cardinal Menichelli. No? Per esempio, nella prefazione che è fatta dai monaci di Serra San Bruno, io sono nato ad Arena, a 5 km da Serra San Bruno, ci sono delle riflessioni che sono di un'attualità incredibile. Poi, in particolare, nell'introduzione anche di Cantisani vedevo un passaggio che aveva molto a che fare con quello che lei prima mi domandava e ne parlavamo ieri sera, in particolare a pagina 22 verso cieli nuovi e terra nuova, in cui si dice uno dei salmi di ringraziamento viene annoverato tra i canti ascensionali. Cassiodoro legge tutti i salmi la consapevolezza di un pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è cieli nuovi e terra nuova. In questa prospettiva lui chiaramente parla nel nome del Signore, ma poi dice le opere sono quelle che si rappresentano in terra. No? L'ottavo giorno viene definito in precedenti commenti come il giorno del riposo futuro, ma questa beatitudine va prequistata qui sulla terra ed è possibile, dice Cassiodoro, senza ripeterci, che l'uomo si possa rifugiare nelle opere di trasformazione che porta avanti tutti i giorni. Questo, se mi permettete, è un messaggio religioso, ma è anche un messaggio laico, cioè spendere la nostra vita nel cambiamento, nel metterci al servizio di una idealità che ieri chiamavamo con l'elogio della lentezza, no? L'elogio della lentezza, il pensare, cioè metterci a pensare invece di farci prendere dalla corsa del fare, dove questo fare spesso è nullità o spesso è il non senso, invece l'elogio del passaggio, trasmettere ai giovani l'elogio di essere lenti per pensare e per sapere dove vogliamo arrivare. Ecco perché alcune letture, no, sono letture profonde e danno un forte significato ai giovani, cioè il pensare per mettersi a disposizione del cambiare. Poi si può cambiare in una chiave piuttosto che un'altra, però essere soggetto della trasformazione, essere soggetto del cambiamento, permettetemi una battuta polemica ma che fa parte del mio pensiero, in una società che invece vorrebbe a livello istituzionale non farti pensare e renderti strumento di massa del non pensare e del non trasformare, invece dire io voglio raccontare la mia, voglio essere soggetto per cambiare. Io penso che questa è una missione estremamente importante e questo libro, nel grazie a te Signore, permettetemi, e non voglio essere assolutamente blasfemo in nessuna maniera, in questa maniera, però se grazie a te Signore è anche dire grazie a te Madre Terra, grazie a te Natura, grazie a te che ci rendi soggetti per diventare elemento portante di essere soggetti del materiale, ma che si accompagna alla spiritualità alta, al contemplare una vetta, un animale, una montagna, nel dire noi siamo parte di questa immensità
e questa immensità la vogliamo a dimensione d'uomo. Io penso che questo sia un messaggio forte, e se mi permettete, come delegato del Rettore sull'America Latina, io trovo in tanti pensatori dell'America Latina, per esempio in Bolivar, in José Martí, nella sua umanità, poi al di là di come la si pensi politicamente, ma anche nel messaggio della maiuscola America di Che Guevara, questo messaggio forte dei soggetti della trasformazione e del mutamento. Professore, è troppo ghiotta l'occasione per non chiederle di aiutarci a mandare un altro messaggio in linea con quella che è una nostra deformazione di comunicazione. Amiamo fare la TV del positivo, amiamo lanciare dei messaggi al positivo, e rubando, spero non me ne vorrà, Sua Eminenza, alcune parole di una sua omelia che mi è rimasta impressa, quando parlava del ruolo della Chiesa, quella Chiesa che non è chiamata tanto a convertire, ma uso proprio le sue parole, quanto a far rotolare il Vangelo nella società. Allora, ecco, il messaggio che chiedo al professore è quello che è un messaggio di rete, che deve arrivare anche a coloro a cui dedichiamo questi percorsi, alle famiglie, quindi l'Agenzia Educativa Scuola, l'Agenzia Educativa Famiglia e l'Agenzia Educativa Chiesa. Sicuramente, professore, se stanno insieme, se c'è un reciproco rapporto di sussidiarietà, quindi i giovani verso i grandi e i grandi verso i giovani, possono realmente cambiarlo questo mondo e renderlo quel modello che Cassiodoro in qualche modo ci descrive. Io il messaggio che mi sento di dare ai giovani, da padre, da docente, da delegato del Rettore sull'America Latina, è la cultura per l'amicizia dei popoli, e quindi la società dei soggetti attivi e non la società dei soggetti passivi. Soggetto attivo per trasformare la società, nel trasformare la società, trasformare se stessi. E quindi, quando dico soggetti attivi, sono i soggetti che nella società operano. Oggi ho sentito stamattina presto il messaggio di Sua Eminenza, questo rotolare mi ha colpito, perché rotolare è la stessa parola del contaminarsi, no? Del contaminarsi, contaminarsi per essere soggetti, contaminarsi per dare il nostro grande contributo. E penso che i soggetti che lei prima nominava sono quelli che oggi più possono dare un contributo alla società vera, quella a cui i giovani devono guardare. Grazie, grazie professor Vassapollo. A Sua Eminenza diamo la parola, perché Sua Eminenza ci ha già detto a squillace, quando in qualche modo abbiamo visitato uno dei volumi, il De Anima, ma ce lo dice tutt'oggi. Cassiodoro ci insegna tante cose, Eminenza, ma ci insegna e ci invita a stare attenti all'attualità del suo messaggio, un uomo più che mai attuale, un uomo che, ecco, ci porta a ragionare, a rivalutare dei principi importanti, dei valori importanti, la preghiera, l'anima. Sì, e risponderò alla sua domanda così, mano a mano che elaboro il mio pensiero. Però permettete che prima esprima due sentimenti che mi porto addosso: l'imbarazzo per un verso e la gratitudine per l'altro. Io non sono calabrese, per cui faccio fatica, no, a dire parole giuste, non solo su quanto voi avete già suggerito, ma su questo personaggio che, tra virgolette, nel tempo degli studi mi pare che era riassunto in 3 righe, poco più, credo 4 righe, no? Un po' come il Sarpi delle storie veneziane, insomma, no? Di poco conto. Quindi un po' di imbarazzo sento e chiedo scusa se non sarò capace di. Ma la gratitudine per Don Antonio soprattutto, che non solo mi ha coinvolto fin da 2 anni fa in questa storia, e bontà sua, ma tra virgolette mi ha fatto crescere in una curiosità di conoscere questo personaggio. Sono grato perché mi ha regalato alcuni libri che sono costretto a leggere, non ho letto ancora tutti, ma mi ha messo dentro una sorta di stuzzichino, per cui questo personaggio va veramente preso. Torniamo al libro, cercherò di dire qualcosa, diciamo tra virgolette, di più specifico. Tanto il libro che cos'è? Questo libro che cos'è? È una fatica, se così posso dire, un po'
storica, letteraria e spirituale dell'arcivescovo Cantisani, di cui avete già parlato, che ha preso come soggetto di studio, come oggetto di studio, ha preso questa Expositio Salmorum di Cassiodoro, personaggio ancora per me non sufficientemente conosciuto. Qual è la struttura del libro? È molto semplice. Ci sono due introduzioni. No, vi faccio questo così qualcuno viene stuzzicato per comprarlo e per prenderlo, per leggerlo. Ci sono due introduzioni, poi Monsignor Cattisani ha elaborato di piccoli capitoli che si riferiscono ad altrettanti salmi, e sono 17, facendo una piccola introduzione, ricopiando naturalmente da Cassiodoro, poi traducendo il commento di Cassiodoro, versetto per versetto, perché i salmi, voi sapete che sono strutturati a versetti, e alla fine fa il suo commento. Questo è un po' la struttura del libro, che è agevole, simpatico e anche, come dire, di una lettura sufficientemente facile. Adesso mi permetto di fare alcune note, perché il libro è specifico, carissimi, non è un libro qualunque, è i Salmi, punto, che sono una preghiera biblica di Davide, eccetera, e dove noi tutti, in un modo diretto o indiretto, siamo prima o poi coinvolti. Allora, il lavoro di Cassiodoro, che Cantisani ha ripreso, per me innanzitutto è, me ne sono appuntato queste cose, che vuol dire che un po' l'ho letto, anche non sufficientemente, è una meditatio ruminatio. Spero che questa parola ruminatio non offenda nessuno, ma è l'arte di qualche animale, no? Forse noi dovremmo farla di più, ma l'abbiamo dimenticata, perché siamo presi dalla fretta, che ripassa, tra virgolette, ripassa e digerisce in un modo ottimale ciò che ha preso, no? Allora, questo libro, grazie a te Signore, commento di suppliche di ringraziamento di Cassiodoro, è una meditazio, devi meditare qualcosa. Questo è un libro che, come posso dire, ci consegna dei valori che possediamo dentro, portiamo dentro, ma che, adesso gioco su una parola, professore, mi dia l'indulgenza però, e cioè, per me la parola laico è sacra, anche perché è anche una parola della struttura ecclesiastica, il laos, il popolo. A me non piace la parola laicista, che secondo me è un'offesa al mistero dell'uomo, alla dignità e alla sapienza dell'uomo. Allora, questa meditazio, al di là della fede che una persona può avere o non ha, perché la fede è un dono, anche da cercare, ma è un dono, no? Però la struttura dell'umano, lo dirò dopo, è una struttura che deve indurre a pensare. Un uomo che non pensa è un grande materialista, uno che non ha senso, no? Però questo pensare diventa indispensabile attraverso questa, chiamiamola, ruminatio. Mi sono fatto un appunto che riassumo così. Meditatio e ruminatio sono due atteggiamenti utili sempre, soprattutto nei tempi, e io mi prendo la responsabilità di dirlo, in tempi come questo dove esiste una grande siccità dell'anima. E qui apro una parentesi, il libro sull'anima, anche voi che siete insegnanti, prendetelo. Non è scritto da un cardinale o da un vescovo o da un padre della Chiesa, è scritto da un laico. Secondo spunto che mi permetto di dire, questo libro, è chiaramente come tutti i libri, è di un soggetto di erudizione, fa apprendere delle cose, no? E c'è sempre un angolo della nostra vita che c'è bisogno di riempire, e questo è una erudizione singolare e particolare. Però in questo commento fatto da Cassiodoro non solo c'è una erudizione, ma c'è ciò che spesso manca a tutti noi, compreso me, anzi a noi che ne parliamo manca
diciamo in modo più vistoso, è quella sapienza del cuore. Prima stavo qui, sentivo una professoressa che ai bambini diceva: noi abbiamo due cose sempre da riempire. I bambini hanno detto la testa e il cuore. Ecco, noi abbiamo bisogno di questa sapienza del cuore, che non ci fa leggere i fenomeni solo nella loro strutturazione materialista, ma ci fa entrare dentro, ci obbliga dentro. E questo libro ci aiuta. Un'altra nota di questo libro è un po' la preghiera come gusto dello spirito. E la preghiera ha tante forme, una le diceva lui prima, è questa contemplazione. Noi, caro prof, camminiamo troppo con la testa bassa, con gli occhi bassi. Quando meno mettiamo l'orizzontale, così ci accorgiamo di chi cammina vicino. Ma dovremmo alzarli qualche volta per vedere spazi molto più ampi. Un'altra nota di questo libro: si chiamano i salmi della gratitudine. Non vi sembra questo un tempo in cui siamo tutti disabituati a dire grazie? Noi parliamo molto più di diritti, non dico di doveri, che di gratitudine. Io ho un diritto, certo me lo devono riconoscere, ma contemporaneamente io devo avere anche la dolcezza spirituale di dire grazie di quello che ho. Siamo abituati di più al diritto, diciamo così, dell'avere tutto come se fossimo padroni del giardino in cui abitiamo. E qui adesso io faccio due applicazioni un po' curiose. Metto insieme, lo dico a tutti ma in modo particolare a voi due, metto insieme il De Anima di Cassiodoro con questo. Di che periodo storico era Cassiodoro? VI secolo. Sono passati 1400 anni. Questi due libri mi pare che siano libri, non c'eravamo a quel tempo quindi non riesco a collegarmi, no? Però sono due libri che ci aiutano a dare risposta, come sta facendo Papa Francesco, a due grandi grida del tempo che viviamo. Questo tempo lancia molte grida, ma due sono fondamentali e particolari. Il primo è il grido del creato, che è sfruttato, manipolato, bistrattato, non è così? Quasi che l'uomo contemporaneo non riconosca più il senso sacro dove abita. E tutto è vissuto, come posso dire, come consumo e non come luogo temporaneo di un pellegrinaggio che facciamo tutti per andare verso quella libertà del cosiddetto sabato di cui lei ha parlato, il sabato del grande riposo. Questo è un libro che attraverso i salmi ci fa riconoscere la sacralità del creato. Io, prof, dico creato perché qualche volta non siamo, diciamo, natura, ma natura umana, natura divina, natura animale, non si capisce niente. Qualcuno dice anche il luogo, no? A me piace il creato, e nel creato ci sono tutti gli elementi. E il secondo grido è quello dell'anima. Allora mi riferisco all'altro libro che mi interessa molto. Perché il grido dell'anima? Perché siamo tentati, lei l'ha detto in un modo, come dire, indiretto, ma l'ha detto, siamo tutti tentati a, come ti posso dire, a ridurre i confini dell'anima, come se ci abbiamo messo un muro di separazione e l'abbiamo sempre quasi ristretto sempre di più, immaginando tutto, tutta la nostra vita come tempo per la gestione delle cose. Non è così, c'è qualcosa di più. Allora, se noi lo prendiamo questo libro, ci aiuta a dare anche questa risposta. Un'altra stranezza. Don Antonio, che faceva Cassiodoro? Aiutaci. Era un uomo grandemente potente.
era un politico potente. Da Ravenna in giù comandava, tra virgolette. Da Ravenna comandava l'Italia del tempo, che l'Italia del tempo era molto più grande della nostra Italia perché comprendeva la Dalmazia e i confini erano il Danubio e il Reno. Cioè aveva questi confini, che aveva un pezzo di Svizzera, un pezzo di Germania, un pezzo di Austria, per cui era grande. C'era la Sicilia già compresa, la Sicilia che era stata liberata dai Vandali dal nonno di Cassiodoro, che era un generale di corpo d'armata che veniva da Bisanzio, un secolo prima, e andava fino laggiù. E lui era viceré di tutto questo organismo al tempo dei Goti, è vissuto con 5 re diversi Goti, è stato primo ministro, è stato rettore del pretore, insomma è stato l'autorità massima di questa grande nazione. Ho fatto fare questa precisazione perché per me è singolare e è sconvolgente che un uomo così potente, mi piace dire, poteva fare così e qualcosa cambiava, abbia, come posso dire, trovato tempo da dedicare allo studio, anche a questo studio singolare, che per lui diventava preghiera e nutrimento per la sua attività. Dico una battutaccia, carissimi, ma sono libero, la dico anche se dispiace a qualcuno. Se i nostri uomini di oggi che ci comandano trovassero tempo per pregare un pochettino di più e per nutrirsi l'anima, forse qualche passino in più lo faremmo insieme tutti. Ma c'è una seconda cosa che per me è più singolare, è che lui, è vero che l'ha fatto da convertito, ma non è che uno si converte, cioè dentro la conversione se la porta uno, no? Come un uomo potente che poteva determinare la sorte anche di tante persone, abbia riposto tanta fiducia in Dio. Per me questo sono gli elementi che oggi sono del tutto singolari. E chiudo con l'ultima nota che ho scritto, perché bisogna avere anche, vi preparo, se volete leggere questo libro, vi preparo per un'apertura necessaria. I salmi sono delle preghiere scritte molto prima della venuta di Cristo. Allora, è vero che Cristo sa sulla genealogia di Davide, ma lui nel commento che fa questi 17 salmi fa tutto riferimento a Cristo, perché lui giudica Cristo e conosce Cristo come il criterio vero dell'umano, e torna spesso al mistero dell'incarnazione e la loda all'incarnazione. Come ha fatto il buon Dio a pensare sta roba? Allora lui risponde: perché attraverso l'incarnazione, cioè il prendere carne, Dio ha reso la nostra persona luogo della sua abitazione. Ognuno di noi può dire, essendo la propria nostra carne come simile a quella di Cristo, può dire: io sono abitazione di Dio. Forse non lo conosco sufficientemente, forse non riesco a spiegare la sua esistenza, forse qualche volta ho la tentazione di non ammetterla, però io posso dire che sono in qualche modo abitazione di Dio. Questo credo che sia un altro passaggio, un'altra meditazione, un'altra ruminazione da fare per leggere con gusto questo libro. Grazie della vostra pazienza, grazie molte. Grazie, grazie a lei Eminenza, grazie a Don Antonio Tarsi, al professor Vasavollo, grazie alla Regione che ci ha permesso, ecco, di esportare questo modello importante per la Calabria e non solo, grazie all'amabilità di tutti voi che ci avete seguito, e arrivederci con i prossimi percorsi dell'Associazione Centro Culturale Cassiodoro e quello che la Regione, ecco, chiaramente esporterà in Italia e nel mondo di una delle terre più belle, la Calabria. Grazie ancora. Cassiodoro
primo in tante cose, perché è veramente una serie di primati che non finiscono mai, da quelli di studio a quelli della tecnica editoriale, da quelli dei monasteri stessi a quelli della vita dei monaci. In mezzo a tutti questi primati c'è anche questo, che lui ha fondato all'interno del monastero un vero e proprio piccolo ospedale. C'è una lettera bellissima dove lui si rivolge a questi monaci, che erano questi monaci che lui chiama i cari fratelli infermieri: voi dovete curare le malattie degli altri. E dice come curarle, come farle. Quindi queste vasche servivano anche per questi ammalati che andavano a curarsi, diciamo una specie di bagni termali che facevano lì. Per cui il mistero delle vasche ci resta, ma è suggestivo vederlo. Su Copanello, verso Stalatì, c'è un'altra zona, non si sa dove, c'è anche una zona di un castrum bizantino, medievale, e c'è anche una situazione di ville del tempo, e c'è una situazione anche di chiesette, la chiesetta di San Martino, altre cose che sono state trovate lì, che forse facevano parte del complesso, perché il monastero non era solo una casa, il monastero era una specie di piccola città, quindi con varie entità murarie. Poi andando su sappiamo che su queste colline, che poi diventano montagnole, su queste colline c'era il Castellense, questo monastero, così, monastero castello di una zona che forse era anche, addirittura poteva essere anche al Castello di Squillace, quello che sarà poi il Castello di Squillace. Giù a valle, cioè ai piedi del Monte Moscio, c'era poi l'altro monastero, il monastero di Vivarium. E qui c'era la grande scuola che lui aveva fondato, qui c'erano i monaci copisti e qui c'erano gli orti, lui ci teneva tanto agli orti. E qui aveva anche gli orti botanici, cioè aveva gli orti anche con le piante medicinali che dovevano servire per l'ospedale, per curare gli ammalati, che lui aveva fatto con documentazione amplissima in tutto il mondo, prendendo libri da tutte le parti, sapere da tutte le parti. Dobbiamo saperlo valorizzare. Cassiodoro è una sintesi di cultura su cui si basa la cultura del Medioevo. Questa cultura di mezzo che noi abbiamo tra la nostra, della modernità, anche in cui si impronta Cassiodoro, all'antichità. È un passaggio diretto dalle radici ai frutti. Questo nostro albero, questa nostra civiltà si fonda proprio sulla cultura cassiodorea. L'onore della Calabria è in Cassiodoro.
Posso dire che con orgoglio davvero che nello spazio della Regione Calabria sono state 4 giornate piene, ricchissime di incontri, di eventi, di presentazione dei talenti calabresi nell'ambito della produzione letteraria, ma soprattutto una partecipazione continua di persone, molti calabresi a Torino, ma anche tante altre persone che si fermavano proprio per la qualità del dibattito che è stato messo in atto in tutte e 5 le giornate. La cultura intanto è un settore che può creare economia se è opportunamente valorizzato e poi è un fortissimo attrattore turistico. A Torino abbiamo voluto portare il pensiero della Calabria anche per vincere in qualche modo gli stereotipi, i pregiudizi che ci vedono come terra ancorata ad alcuni processi. Invece abbiamo esposto una bellissima vetrina, il pensiero antico e il pensiero attuale. Nell'ambito della tradizione di pensiero sono stati organizzati dei focus appunto su Gioacchino da Fiore, Telesio, Campanella e Cassiodoro. Cassiodoro è una figura il cui pensiero è indagato, studiato, approfondito dagli studenti calabresi in un progetto che vede il coinvolgimento di più scuole e la cosa importante è che intanto sono messi a contatto diretto con le fonti, acquisiscono poi una conoscenza anche immediata, ma soprattutto dopo il processo di elaborazione c'è la produzione, quindi un processo attivo di appropriazione e rielaborazione del pensiero di Cassiodoro con attenzione ai messaggi più attuali che si possono cogliere nel suo pensiero. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out, you wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started.